Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio nuovo video. Oggi per la prima volta realizzerò un make-up tutorial utilizzando una palette della Essence, la Vampire's Love, che come vedete è composta da questi colori. Ci sono praticamente tre coppie, il rosa e il viola con le quali ho realizzato il trucco che mi vedete indossato e che vi mostro meglio fra poco. L'azzurro e il blu che consente di realizzare un trucco simile ma sui toni appunto del blu. E infine questo nero glitterato e questo verde scuro molto particolare che come vedete una volta applicato assomiglia più a un marrone ed è perfetto per gli smokey eyes. Il trucco appunto che ho realizzato è questo, che vi mostro subito più da vicino. Come vedete appunto sui toni del rosa chiaro e del viola nella piega. Prima di lasciarvi al tutorial vero e proprio voglio fare solo una piccola premessa dicendo che volevo solo condividere il momento del make up con voi ma senza alcuna pretesa di insegnare nulla a nessuno perché devo ancora imparare tantissimo. E siccome appunto è la prima volta che lo faccio vedremo come va, fatemelo sapere. L'unica cosa che vi chiedo nel caso in cui il video non vi piacesse non distruggetemi, ecco, vi chiedo solo questa piccola cortesia. Per cui ragazzi adesso vi lascio al tutorial vero e proprio, vi ringrazio per aver aperto comunque il video e vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima occasione. Ciao a tutte! Inizio dando come base per il trucco la Kiko Eye Base Primer, dopodiché dalla palette Vampire's Love della Essence prelevo con il pennello 239 di MAC l'ombretto rosa e lo vado ad applicare dall'angolo interno dell'occhio fino alla metà della palpebra mobile. Con lo stesso pennello prelevo un po' dell'ombretto viola e vado ad applicarlo dal centro della palpebra mobile fino all'angolo esterno. Adesso con il pennellino 219 di MAC, il pennellino a penna, prelevando sempre un po' dell'ombretto viola, vado a creare la V nell'occhio. In questo modo cerco di dare definizione al trucco. Con il pennellino 217 di MAC, sempre prelevando un po' dell'ombretto viola, vado ad iniziare una prima grossolana sfumatura all'interno della piega dell'occhio. Con il pennellino a lingua di gatto della Neve Cosmetics, vado a prelevare Booty Call dalla palette Naked 2 e lo applico come illuminante sull'arcata sopraccigliare. Infine, con il pennellino di MAC, il 224, quello più cicciotto per le sfumature, vado a raffinare la sfumatura. Cerco anche di amalgamare il colore viola con l'highlighter. Con il pennellino 210 di MAC prelevo un po' di eyeliner in gel nero della Maybelline New York, con il quale mi sto trovando molto bene, vedete che sono arrivata alla fine, e cerco di essere più precisa possibile nel tracciare una linea di eyeliner. Adesso vado di mascara, in questo momento sto utilizzando il Volumizing Mascara della Real Steel perché ho un pochino di allergia al fieno per cui i miei occhi si arrossano facilmente e ho preferito utilizzare un mascara da farmacia anallergico. Adesso applico il Kajal Nero della Deborah Milano nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio. Questo passaggio è sempre molto delicato. Adesso con il kit in polvere della Essence, quello composto da due polveri, una più chiara e una più scura, vado a definire le sopracciglia.
E adesso passo al trucco per il viso utilizzando l'Eye Coverage Mineral Foundation nella colorazione Light Neutral della Neve Cosmetics, che applico con il Kabuki, un pennello molto morbido con il quale mi trovo molto bene. Definisco meglio il contorno occhi per coprire le occhiaie utilizzando l'Eye Bookie. Scusate il fuori inquadratura, ma è la prima volta che realizzo un video di questo tipo, devo un pochino prenderci la mano. Applico adesso il blush sempre della Neve Cosmetics nella colorazione Gem. Infine, per le labbra, ho scelto questo colore della Kiko molto glossy e lucido, l'817, che come vedete è un color rosa molto leggero, nonostante nello stick appaia intenso, che a mio parere si sposa bene con un trucco sui toni del viola. E questo è il trucco, ragazzi. Ciao!